Hai fatto ancora quel sogno, figliolo? Sì, frate umile. Sempre lo stesso sogno. E io ancora non so niente di me. Nemmeno come mi chiamo. Cosa c'è scritto nel libro dei sogni? Che cosa c'è che io non possa sapere? E perché? Dimmi, chi sono? È a te stesso che dovrai chiederlo. Tetagrammaton. Tetagrammaton. Cagliostro. 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 Nell'alchimia sta il grande segreto. È nel fuoco alchemico che nasce l'uomo nuovo. E il tuo fuoco è qui dentro. Conoscerai te stesso quando avrai potuto leggere le parole segrete del sogno e quando incontrerai un vecchio saggio di nome Avdutas. E quando? Quando accadrà tutto questo, frate umile? Non so risponderti, figliolo, ma presto. Il mio viaggio è finito ormai, terminerà con la notte. Ti chiedo solo di venire qui domattina all'alba, come sempre. Sarà l'ultima volta. Non mi troverai, ma tu vieni lo stesso nella mia cella. Prendi le mie cose e cerca. Guarda sul mio letto. Mi troverai una spada a croce. Tu dovrai prenderla e seppellirla. Dopo, il mondo sarà tuo. Non puoi entrare nella cella di frate Umile. E lui non c'è, non si trova. Frate Umile era buono, è buono, un santo. Ma non c'è più, è sparito dal convento, non c'è più, è scomparso. Nessuno è entrato o uscito dal convento stanotte, te lo giuro. Nessuno dei fratelli può entrare o uscire dalla sua cella di notte. Eppure, frate Umile non è più con noi. Dio l'ha voluto con sé. Parla, dimmelo. Dov'è finito, frate Umile? Tu lo sai. Frate Umile è morto. Ma come posso spiegarti che si può morire non morendo? Ora vado a seppellirlo. Addio.
Cagliostro. Altatas. Cagliostro. No, no, no. Sono io che dovrei farlo, ma nessuno di noi sa a chi è dato iniziare e a chi è dato finire. Tu ormai conosci tutta la verità che da secoli è racchiusa nelle pietre, nelle erbe, nei metalli, ma per completarti dovrai avere al tuo fianco una donna, il tuo io femminile, e a quella donna tu darai il nome che le appartiene, ricordatelo, Serafina. E come mi accorgerò di tutto questo? Come saprò di averla incontrata? Tutto questo accadrà quando il tuo io maschile verrà sconvolto dal lancinante dolore del parto. Non chiedere altro. Le parole non sono necessarie fra noi due. È tempo di partire. Il viaggio sarà lungo e il mio corpo è stanco. Dovevamo arrivare al 40° giorno. E siamo arrivati, infatti. Ora restiamo in piedi con gli occhi rivolti al sole che fra poco si oscurerà. Tu hai potuto vedere il corpo del nobile cavaliere Cristiano Rosenkreuz. Tu hai potuto riconoscere te stesso nel viso di colui che è stato il tuo maestro. Hai potuto leggere i libri sacri di T e di M, attraverso i quali la totale conoscenza è raggiunta. Ora un compito ti attende. Devi subito andare a Roma, Cagliostro. Devi andare a parlare con il Papa. Devi dirgli quali sono i pericoli che sta per correre e quale tempesta sta per abbattersi e sul mondo e sulla Chiesa. Il Papa ti sta aspettando, così come ti aspettavamo noi. Questo anello è il tuo segno. Non devi lasciarlo mai. Ora sai. È tempo che tu vada. Muoviti, bestiaccia, muoviti! Bastardo! Ma vuoi camminare? Thank you.
Per di qua, venga. Santità, il conte di Cagliostro. Clemente. Cagliostro, vieni. Ti stavo aspettando. E mentre ti aspettavo, ho anche riflettuto molto. Mi hai fatto pensare parecchio in questi giorni e in queste notti. E qual è la tua decisione, Clemente? Ciò che tu mi hai detto è vero. Perché mi hai detto cose che erano in me da sempre, ma che non ero mai riuscito a vedere. E quale strada intendi seguire? Quella già tracciata per me. Tu hai parlato e io ho ascoltato, Cagliostro. Tu hai turbato il mio animo, ma è anche vero che hai saputo renderlo sereno. Ho passato notti intere inginocchiato dinanzi al crocifisso, a domandare, a domandarmi e a pregare. Chi saranno i tuoi compagni lungo la strada? Non avranno un nome, se non quello che ameranno scegliere in pace e in libertà. Da dove parte la tua strada? Dalle croci e dai roghi. E dove ti porterà? Nel centro della croce. Mi scusi se la faccio entrare da questo ingresso secondario, signor Conte, ma lei capirà, Sua Eminenza. Mm-hmm. È arrivato, Eminenza. Entri pure, Conte. Venga, la prego. Sta attento, Cardinale. Non è detto che l'intervento di Cagliostro coincida con l'inizio della tua fortuna. Sono malato, malato. Tieni. Oro anche per te. Non è il tuo oro che mi serve. Non so che farmene. Ho sempre dato oro ai miei malati. Che nome ha la tua malattia? Non lo so, non lo so. Un male senza nome è il peggiore dei mali e può essere curato solo da un medico senza nome. Oh. Allora, sei sicuro che la tua malattia non abbia un nome? Oh. Eminenza, Eminenza, calmatevi. Su, vi prego. Calma. Non dovete agitarvi. Ma non vede che sta male? Non è il tuo corpo che è malato, ma la tua anima. Vattene, guariscimi. Oh, vattene. Ma chi sei? Come osi? Non posso promettere di guarirti. Ma se vuoi vivere, Cardinale, devi lasciare che uccida il male che si annida in questa donna. E cosa vuoi farmi? No, non ti avvicinare. Stai indietro. Vuoi che il tuo uomo guarisca? Stai indietro. Non ti avvicinare. Ah!
Apri la bocca. Che questo sia il tuo sollievo. Che cosa ha deciso, Sua Santità? Santità, siamo ansiosi di saperlo. Clemente XIII sceglie la via della tolleranza, che è anche quella della decisione e della tradizione. Clemente XIII, il vostro Papa, ha deciso. E forse qualcosa cambierà nel mondo. Sua Santità ha l'abilità di parlare con parole profonde. E parole sante. Ma che cos'è che Sua Santità ha deciso? Il Papa ha sempre difeso la Compagnia di Gesù. E ne è stato il suo più alto e più strenuo difensore. Subendo anche i tormenti del dubbio. Il Papa ha giudicato esagerate nonché indebite le pressioni delle varie case regnanti d'Europa per un energico atto nei confronti della Compagnia di Gesù, contro le sue manovre, il suo enorme potere. Il Papa ha difeso i gesuiti anche assumendo il rischio di rompere le relazioni e di entrare in aperto dissidio con i monarchi e i loro popoli. Ma ora il Papa ha cambiato idea. E quale sarebbe questa nuova idea, Santità? Nella chiesa che il Papa auspica non c'è posto per i soldati. La milizia della Compagnia di Gesù è stata utilissima alla chiesa e il Papa ne accetta gli errori come suoi. Ma non serviranno più soldati nella nuova. Il Papa ha deciso di sciogliere la Compagnia di Gesù. Questo sarebbe un grave errore, Santità. Disarmare il braccio della Chiesa potrebbe significare la fine del gregge nelle fauci dei lupi. Io sono sicuro che il gregge saprà difendersi da solo. Una fede senza armi è una fede senza fede. La fede più forte di quanto voi crediate. La chiesa della quale sono vicario ebbe come primo apostole continuatore del Verbo colui che ebbe il coraggio e la forza di rinnegare 3 volte il suo maestro. Ma quando la Compagnia di Gesù fosse dispersa, chi ci sarebbe a fianco di Sua Santità per difenderlo? Il Signore aveva al suo fianco 2 ladroni sulla croce, non 2 soldati romani. Questo è il mio credo.
voi dovrete rendere conto delle vostre azioni terrene a Dio, nostro Signore. Nessuno di voi potrà sfuggire alla giustizia divina. Se avrete vissuto in santità, sarete premiati. Se avrete vissuto nel peccato, verrete puniti. Non illudetevi di poter evitare il supremo verdetto. Dio sa tutto e vede tutto. Il giorno del giudizio universale è vicino. Nessuno di voi potrà sfuggirvi. Ricordatelo sempre. Il peccato, il demonio è dentro di noi fin dalla nascita. Per completarti, dovrai avere al tuo fianco una donna, il tuo io femminile. Tutto questo accadrà quando il tuo io maschile verrà sconvolto dal lancinante dolore del parto. Così è stato creato il mondo. Da questo deriveranno cose meravigliose, il cui segreto è tutto qui. Qualcuno sta venendo da noi. Benvenuto, cardinale principe di Rohan. Il conte di Cagliostro, suppongo. Ho ricevuto la sua risposta al mio invito e non ho saputo resistere alla tentazione di venire a conoscerla di persona. Il cardinale è ammalato? No, signor conte, ma lei ha risposto al mio invito in modo strano. Lei ha scritto: se il cardinale è malato, che venga e io lo guarirò come ho fatto con tutti gli altri. Se è sano, lui non ha bisogno di me, come io non ho bisogno di lui. Allora perché il cardinale è venuto? Io so con certezza che lei si diletta in alchimia, alla ricerca continua della pietra filosofale per tramutare il metallo in oro. È l'oro che il cardinale cerca. Senza conoscenza non si può arrivare all'oro. Quali sono i segreti della sua conoscenza, conte di Cagliostro? In erbis, in lapidibus et in verbis. Sono questi i principi dell'alchimia, cardinale. Io non so se la mia anima può essere degna di conoscere i segreti dell'alchimia, ma la ragione per cui sono qui è un'altra. La Francia è malata. E prego vivamente il conte di voler venire con me a Parigi. È questo che volevo sentirvi dire. Thank you.
Io sono convinto, profondamente convinto, che questo Cagliostro sia un cialtrone, che si illude di essere paragonato al conte di Saint-Germain e a Messier. Sapete come l'hanno descritto? Di statura bassa e tarchiata, con degli strani anelli alle orecchie e tanti segni magici sul vestito. Ma che cosa vedremo stasera? A che cosa ci farà assistere il nostro conte di Cagliostro? Ai suoi prodigi, vostra eminenza. Sembra che sia capace di far apparire angeli a volontà. Perfino Mosè e i profeti dell'Antico Testamento. Su questo faccio le mie riserve. Ad ogni modo, tutti dicono che il conte non faccia niente di male. E soprattutto niente che sia in contraddizione con la fede. E quindi... Ma da dove viene? C'è chi dice da dove? No. Il conte di Cagliostro e la contessa Serafina. Nessuno ha mai ricevuto tanti onori qui a Strasburgo. Ne parla tutta l'Europa. Vi assicuro che sarà un grosso spettacolo. Quelli che vedrete qui stasera saranno prodigi. Ma io dico subito che essi non verranno fatti per meravigliarvi. Chi è venuto per provare questa emozione resterà senza dubbio molto deluso. Io sono qui non per incantarvi, perché non ho niente da vendere né a voi né a nessun altro. Io devo solo donare me stesso. Qui, come altrove. Non posso fare altro. Io non so molto. Ma per quello che so applico l'antica saggezza di non rivelarlo. Conte di Cagliostro, in qualità di medico ti chiedo, quali poteri ti hanno permesso di guarire stamani tutti gli ammalati che erano stati portati nel lazzaretto? Il potere della conoscenza, innanzitutto. La conoscenza che si oppone all'ignoranza dei troppi medici di oggi. Il resto io l'ottengo con le erbe e con speciali terapie. La forza che dà la guarigione non viene quasi mai da me. Spesso viene dallo stesso paziente, dalla forza nascosta che io trovo in lui e che indirizzo secondo le sue necessità. Il mio compito è soltanto di ristabilire un equilibrio. Il mio potere è nella capacità di riconoscere queste forze che tutti possediamo, che sono presenti in noi. Restituisci la parola a mio fratello qui accanto a me, o divino Cagliostro, e a me l'udito. Tu puoi se puoi. Contessa Serafina, luce del cielo, implora il conte di Cagliostro di guarire le mie ossa. Vorrai restituire la salute a questi poveri disgraziati, tu che lo puoi. Alzatevi. Io ve lo ordino. Che la salute torni nei vostri corpi e nelle vostre anime. Grazie, divino Cagliostro. Solo tu potevi ridarmi la voce che già avevo. Adesso potrò anche cantare come facevo prima. Grazie lo stesso.
Posso camminare! Posso camminare e lo devo al mago! Dobbiamo tutto al nostro benefattore, al benefattore di tutti i poveri. Grazie! Ora anch'io posso sentir ridere ed è molto bello. In fede mia non ho mai udito tante risate. Guardate! Guardate, posso camminare! E lo devo solo al conte di Cagliostro! Finalmente posso fare a meno per sempre delle stampelle! Grazie, divino ciarlatano! Qualcuno ha dimenticato che se io posso donare, posso anche togliere. Abbi pietà, Cagliostro. Pietà per loro e pietà anche per me, perché io sono loro complice. Io ho organizzato tutto questo per metterti alla prova. Lo sapevo. Alzatevi e andate. Avete saputo qualcosa? Sì, Santità. Il conte di Cagliostro si trova a Strasburgo, in terra di Francia. E anche a Strasburgo le folle gli si stringono intorno, i malati gli chiedono di guarire e tutti, dai poveri ai ricchi aristocratici, lo chiamano con rispetto l'amico degli uomini. L'amico degli uomini. Anche Clemente lo chiamava così. Lo riceveva in gran segreto. Ascoltava i suoi consigli e voleva fare delle radicali riforme solo perché lui, il conte di Cagliostro, glielo aveva suggerito. E in questo modo segnò il proprio destino. Dove arrivò il pugnale per Clemente XIII, arrivò il veleno per Clemente XIV. Per quanto riguarda il Papa, la strada dei miei predecessori che avete nominato è chiusa. Ma la loro fama è ancora forte e molta gente li rimpiange. Sapete quanto io ami la compagnia di Gesù e deprechi il fatto che essa sia ora sciolta. Durante il conclave io vissi un terribile momento. La maggioranza dei voti dei padri della Chiesa erano per me e il soglio di San Pietro era a portata di mano. Ma i padri volevano... esigevano la continuazione della politica di Clemente. E così, pur di ottenere da loro l'investitura, io dovetti piegarmi. Fui costretto a giurare solennemente davanti alla croce che mai, per nessuna ragione al mondo, avrei riabilitato la compagnia di Gesù. Ma il Papa è al di sopra dei giuramenti.
Il Papa può fare molto. Il Papa farà quando vorrà il Papa. Quindi, se il Papa deciderà di aspettare, tutti coloro che lo circondano dovranno saper aspettare, come lui. Anch'io ho conosciuto Cagliostro e posso ben comprendere il fascino che quell'uomo può esercitare non solo sulle masse, ma anche sui potenti. Egli intende imporre il rito della massoneria egiziana in tutto il mondo. Il conte di Cagliostro ha convinto principi e re e molti esponenti del clero ad aderire a questo credo massonico. La Chiesa non può permettere tutto ciò. La Chiesa non può permettere che il capo di una setta massonica, nemica dell'unica vera fede, possa suscitare degli entusiasmi e possa godere di facili trionfi. Che cosa ordina il Papa? Di non fare più errori nel colpire. Cagliostro è oggi il nemico numero uno della Chiesa, ma è anche nemico di molti altri. Noi dobbiamo trovare questi altri e trasformarli in strumenti che ci permetteranno di distruggerlo. Io ormai non credo più ai roghi. La fiamma non punisce più, anzi santifica ciò che è già puro. Però Cagliostro verrà a Roma un giorno. Noi lo chiameremo, ben sapendo che questa città è segnata sulla sua strada da molto tempo. Ma il Cagliostro che verrà qui non sarà difficile da abbattere. Non si tratterà affatto di una sfida tra giganti. Bisognerà prima ridimensionarlo. Lui guarisce i malati? Lo faremo diventare un ridicolo speculatore delle miserie umane. Lui riesce ad affascinare i ricchi e i potenti con le parole e le azioni? Ebbene, lo faremo diventare un saltimbanco, un ciarlatano. Lui dona oro a piene mani senza mai chiedere nulla in cambio? Ebbene, noi faremo girare la voce che tutto quest'oro ha una provenienza sospetta e che forse è frutto dell'intrigo e della frode. Ma prima di abbattere il conte di Cagliostro, dovremo averlo costruito noi. Noi con le nostre mani. Venite, venite, signori, signora. Conoscere il grande conte di Cagliostro, sommo benefattore dell'umanità. È lui che è in grado di restituire a tutti la gioia e l'amore. È lui che vi si presenta in tutta la sua potenza. Egli ha già fatto 3 volte il giro del mondo, dei re. Gli hanno persino offerto la loro corona per avere un grammo della sua sapienza e della sua saggezza. Ecco colui che possiede i segreti di tutto l'Oriente. Colui che ha saputo capire e decifrare il misterioso linguaggio dell'antico e moderno Egitto. Venite, avvicinatevi, avvicinatevi senza paura e ascoltate le sue parole. Tu? Io? Sì, dico a te, ma non tremare, sta tranquillo. Questo è il tuo giorno. Chi hai amato di più nella vita? E chi ami di più nel ricordo? Dove vai? Vieni qui. Io te lo ordino. E ora dimmi, l'angelo della tua vita non è forse tua madre? Tua madre, che poverina, non c'è più? Allora ascolta. Dalla innocente bocca di questa donna tra poco udrai la voce di tua madre. La sua anima entrerà nel suo corpo e si personificherà una volta e per pochi atti. Amore mio, sapessi che voglio godere di fare l'amore con te, lo farai anche qui, davanti a tutti. Falle delle domande. Avanti, non esitare. Parla. Chiedi, non esitare. Parla. Madre mia santa, mi senti? Se mi senti, io vorrei che... Sì, figlio mio, io
sto bene, sai. E sono molto felice. Il paradiso è meraviglioso. Io lo so che tu segui sempre i miei consigli. Continua così, ragazzo mio, e vedrai che diventerai ricco. Sì, è mia madre, è la sua voce, la riconosco, è quell'anima benedetta, è proprio mia madre. Qua. Di mamma, sai, ce n'è una sola. Vieni, figlio, vieni qua vicino a tua madre. Su, su, vieni qua, figlio. Sì, sì, è mia madre. Riconosco anche la mano della mia mamma. Ormai non ho più dubbi. Non posso restare più a lungo, figlio mio. Comportati sempre bene, ricorda e va. Vedo la tua strada senza l'ombra di un ostacolo. Va! Basta così, sappate come. Grazie. Avreste dovuto accontentarvi di quanto vi ho detto, ma io ho voluto mostrarvi anche quello che so fare. Fa presto, Lorenza. E comunque, sia chiaro che io non vi ho chiesto niente e voi non mi avete dato niente, giusto? Cosa state facendo qui, cialtroni? Niente di male, capitano. Niente veramente. E che cosa volevate vendere? Vendere? Niente, per carità, ce ne stavamo andando, vero? Diglielo pure tu. Sì, ce ne stavamo andando, siamo di passaggio. Ehi, quanta fretta. Perché non venite un po' con noi? Chissà che il mio comandante non voglia fare quattro chiacchiere con l'anima di sua nonna. E forse la cosa potrebbe metterlo di buon umore. Lei crede, signore? Ma che gli diciamo al comandante? Meschino. Ti prometto questo, ti prometto quell'altro. Diventerai ricca, onorata, servita. E invece non facciamo che scappare da una città all'altra come se fossimo inseguiti da un branco di lupi. Moglie mia, quel giorno verrà. Devi avere fiducia. Sono stufa di sentirtelo dire. L'unica cosa certa è che ogni volta che finisci in galera io per tirarti fuori devo fare la... Vabbè. So solo che non ci siamo fermati un momento da quando ci siamo sposati. E non sei felice di questo? E questa è la vita, amore mio. In fondo abbiamo visto un sacco di cose. È vero che abbiamo frequentato le taverne più lerce, ma siamo stati anche ospiti in ricchi castelli. No, siamo stati bastonati, è vero. Ma quante volte la gente si è inchinata rispettosamente davanti a noi, eh? Un giorno hai recitato la parte di una zingara pazza. Un altro giorno hai fatto la fattucchiera. Ma sei stata anche la divina contessa Cagliostro, dagli occhi di porcellana. E tutto l'amore che abbiamo fatto non ti ha reso felice? Sì, siamo stati felici, ma... Ma che mai? Continueremo ad essere. Anzi, sai che ti dico? Lo saremo qui, eh? Subito. Adesso. Ecco qui, signori, dell'altra carne, appena tolta dal fuoco. No, non si può entrare. Perché? Via. Perché? Questa è una locanda, sì o no? E noi abbiamo fame. Ma questa non è una locanda per tutti. Noi abbiamo solo clienti fissi e non ne accettiamo altri, capito? Soprattutto poi certi clienti. Ma fuori, certo, clienti, non ma sono le mani, oh. Capito? E voi sareste bravi cristiani. Giusto. Noi andiamo in pellegrinaggio al santuario di San Giacomo di Compostella. E veniamo di lontano, sai. Veniamo dall'Italia. Dall'Italia? Certo, Vossignoria, dall'Italia. Venite, amici miei. Hai sentito? I signori sono miei ospiti. Come ospiti. Il signore vuole. Adesso posso andare? Ecco. Vieni, cara. Andiamo. Questo signore sì che è un buon cristiano. Signora...
Grazie, signore. Le nostre preghiere saranno tutte per lei quando saremo sul santuario. Avrete fame, immagino. Volete dividere la mia cena? E chi dovremmo ricordare nelle nostre preghiere? Giacomo Casanova. Giacomo, minchia. Perché questa locanda è interdetta ai pellegrini? Non solamente ai pellegrini, anche ai viandanti di qualsiasi genere. Vedete, io e questi altri gentiluomini veniamo qui ogni tanto pagando profumatamente per qualche giorno di vitto e alloggio. Certo, abbiamo delle bellissime e comode camere. Godiamo di un'attenta e discreta servitù, di abbondante, eccellente e raffinato cibo. Ma soprattutto godiamo dei benefici dell'acqua. Dell'acqua? Perché l'acqua di qui ha dei poteri particolari? Vedete, gli uomini di queste parti sono famosi per la loro virilità. Proprio così. E questa virilità gli deriva proprio dall'acqua di cui stavo parlando. Ecco perché tanti uomini di una certa età vengono a soggiornare in questa sperduta locanda. Sembrano essere molto soddisfatti dei risultati. Al pari delle giovani donne che si portano appresso un po' per ammazzare la noia di questo posto, ma soprattutto per avere modo di, come dire, controllare subito l'efficacia della cura. Grazie, mia cara. Però devo confessare di essere sorpreso di trovarla qui, signor Casanova, attaccato all'illusione di quello che può dare o non può dare quest'acqua. Perché, vede, signore, quello che si dice di lei in giro, ah, sì? Insomma... E di lei? Di lei cosa si dice, signor Pellegrino? Il mio nome è Conte Alessandro di Cagliostro. Bene. Ma allora è stato provvidenziale che io tentassi di uccidere la mia noia stasera invitandovi al mio tavolo. La conosco di fama, Conte di Cagliostro. Ed ora che lei conosce il mio segreto. Sì, insomma, il mio problema. Questo è un problema che io posso risolvere dandole ciò che quella fonte o qualsiasi altra fonte di questa terra non le potrà mai dare. Parola mia. È quello che spero, mio caro Conte di Cagliostro. Signor Casanova, che cosa ha fatto? Quello era... Il famoso elisir d'amore del Conte di Cagliostro. Ah, sì. Mio povero Conte di Cagliostro, se tu sapessi quanta gente va in giro spacciando filtri e pozioni in tuo nome. E tu credi veramente che io abbia bisogno di certe sollecitazioni per mantenere alta la mia fama? Signor Giacomo... E questo lo chiami amore? Beh, come inizio. L'uomo più amato, più perdonato, più ricercato d'Europa. Casanova. Tutti e tutte possono sognare, preparare e gustare l'avventura di incontrarlo, conoscerlo ed amarlo. Tutti possono inventarsi o ricordare una storia con Casanova. Tutti sanno tutto di lui, tutti, tranne me. Ma questa notte anch'io voglio passare una notte d'amore con Giacomo Casanova. E se quel filtro facesse effetto? No, non è possibile. Thank you.
Basta, ma aspetta, ma perché te la prendi? E io non ci ho fatto niente. Quella appena si è bevuto il filtro, si è messa a vomitare. È stato male tutta la notte. Ah. Povero uomo, si era ridotto peggio di uno straccio. Sentite, non è per questo che me la prendo. Me la prendo con la sfortuna. Ci avevamo un bel riccone da spennare. E quello che fa? Piglia e si mette a vomitare. Ma dico io, tu che cosa ci sei stato a fare? Allora è stato tutto inutile. Chi è? Una carrozza. Una carrozza. Scappa! Aspetta! Dai, corri! Corri forte! Ma perché scappiamo? Non lo so. Senti, scappa. Scappa. Mi arrendo. Anch'io. Ci arrendiamo. Sì, sì. Giuseppe Balsamo da Palermo e Lorenza Feliciani da Roma? No. Noi siamo due pellegrini diretti al santuario di San Giacomo di Compostela. Ecco, se volete diciamo due preghiere anche per voi. Ditemelo, eccellenza. Giuseppe Balsamo da Palermo e Lorenza Feliciani da Roma. Siete voi? Digli di no, digli di no. Ancora non mi avete risposto. No. Sì, eccellenza, sì, siamo noi. Mi sono fatto passare per il conte di Cagliostro, ma non abbiamo fatto niente di male, glielo giuro. Mi chieda qualunque cosa, io la farò. Eccellenza, sarò suo servo, eh? Non occorre. Ora alzati. Non è dignitoso per te stare in quella posizione. Tu sei il conte di Cagliostro. Ricordatelo. Dovrai esserlo sempre, ovunque andrai e per chiunque. Tieni, questo è per te. È oro. L'ho visto. Zitta, metti dentro. Allora, chi sei? Giuseppe Balsamo. Ma che dici? Eh? Non hai capito? No. Ah, il conte di Cagliostro. Sì, sì. Ovunque per chiunque. Certo. Prendi. Non dimenticarlo mai. No. E non vi parlo solo per sentito dire. Questo brillante, ad esempio, è un dono del conte di Cagliostro. L'ho visto io stesso, con i miei occhi, scaturire così, dal nulla, dalle fiamme dell'Atanor. E questa, signori miei, è alchimia. Scusatemi, Eminenza, ma io continuo a ritenere che Cagliostro sia un mago e come tale un volgare truffatore. No, credetemi, Cagliostro è un uomo eccezionale, un uomo che, se solo volesse, potrebbe rovesciare il mondo senza fare il minimo sforzo. Anzi, direi che... Ma perché non ne parlate personalmente con lui? Prego, interrogatelo. Principe. Conte di Cagliostro, lei ha delle strane abitudini per un vero aristocratico. Dorme poco e sembra che si nutra quasi esclusivamente di erbe e di radici. È vero, signor Conte, quello che si dice di lei? Che non sa né leggere né scrivere? No, è falso. Come sono false tante altre storie che si dicono e si diranno su di me. Un uomo è grande al di fuori e al di sopra della cultura. Cristo e Maometto non sapevano né leggere né scrivere. Oh. È vero, fantastico, assolutamente fantastico. Pensate, principe, se il Papa sapesse che voi avete stretto un'amicizia fraterna con un massone che per di più dà dell'analfabeta a nostro Signore Gesù Cristo. Signor Conte, come sa, la nostra benemata regina Maria Antonietta è in attesa di un figlio ed è molto, molto preoccupata per il prossimo lieto evento. Lei che conosce il futuro, cosa dice, sarà un maschio o una femmina? Sarà un maschio. E il parto non sarà difficile. E cos'altro ha detto il signor Conte? Che il suo titolo sarà quello di Duca di Normandia. Non basta.
duca di Normandia. Sarà il futuro Luigi XVII, re di Francia. Il conte di Cagliostro ha detto che non ci sarà mai un Luigi XVII. Non è possibile! Sarebbe come dire che domani non sorgerà il sole. Questa non è una profezia. Questo è l'augurio di sventura. Oh. La prego, maestà. Alla presenza del grande architetto dell'universo, del gran copto della massoneria di rito egiziano, io lo giuro. Tenente Napoleone Bonaparte, io ti investo, ti dichiaro e ti creo apprendista della Real Loggia della massoneria di rito egiziano per i poteri che mi sono stati conferiti dal nostro grande fondatore. Tu sei mio fratello. Tu sei mio fratello. Tu sei mio fratello. Tu sei mio fratello. Il tuo destino già è stato segnato. Tu diventerai membro della loggia segreta i cui capi sono sconosciuti a tutti. Fratelli! Liberté, égalité, fraternité. Sapete chi sono? Se Sua Maestà Maria Antonietta, Regina di Francia, vuole avvicinarsi. Molto bene. Sapete chi sono. E non c'è niente di strano in tutto questo. Anch'io uso le mie spie. Ma sapete anche perché sono venuta qui? Per conoscere i segreti della massoneria egiziana. No, per il mio futuro e per il futuro di mio figlio. È solo questo che voglio conoscere. E lo voglio sapere proprio da te, conte di Cagliostro. Cosa vuol dire che non ci sarà mai un Luigi XVII? Tu stesso hai detto che partorirò un maschio. Quindi sarà per forza re. E sarà re di Francia. Sì, è vero. Partorirai un maschio. Ma non diventerà mai re. Perché al compimento del suo 7° anno di età avverranno tali eventi in terra di Francia, tali sconvolgimenti che tuo figlio ne sarà travolto e sparirà. E non si saprà più niente di lui fino alla fine dei secoli. Tu sei pazzo, Cagliostro. E sei pazza anche tu che lo affianchi. E sono pazzi tutti coloro che credono alle tue parole. Mio figlio diventerà re, un grande re. E sarò io a guidarlo e a proteggerlo. Tu, mia regina, non riuscirai a proteggere neanche te stessa. Tu verrai imprigionata e dovrai subire tante e tali sofferenze che i tuoi capelli imbiancheranno anzitempo e il sangue delle tue mestruazioni fluirà senza posa fino al giorno in cui la tua testa cadrà sotto la lama della ghigliottina. Cagliostro è un pazzo furioso, un grande impostore, un volgare truffatore di origine palermitana. Il suo vero nome è Giuseppe Balsamo. E sua moglie, la tanto decantata contessa Serafina, è una prostituta che Cagliostro ha tirato fuori da un bordello di Roma. Questa è la verità che scriverete e pubblicherete sul vostro giornale di Londra, il Corriere d'Europa, senza cambiare una sola virgola. Ma è proprio a causa della verità che sono costretto a vivere in esilio a Londra. Lei non ha memoria, Morande. Lei fu allontanato perché ciò che scriveva non era di piacimento alla corte. Ora io le offro l'opportunità di rientrare nelle grazie di Sua Maestà e di essere completamente riabilitato. Ma dovrà pubblicare questa verità. La verità su Cagliostro. Si fidi di me.
Anche gli esseri immondi possono essere utili quando si vuole vincere una santa battaglia, maestà. Sono perfettamente d'accordo. Il signor Morande sarà uno dei nostri più validi e più preziosi alleati. Il conte di Cagliostro sbarcherà entro domani in terra inglese. Certo, il suo allontanamento da Parigi è stato un trionfo per noi. Però il popolo... Il popolo non ci metterà un granché a scordarselo. Vorrei ricordare a Sua Maestà che perfino in prigione sobillava il risentimento nazionale contro la corte e soprattutto contro la regina. E quando è stato assolto, uscendo dalla Bastiglia, Cagliostro ha fatto un'altra delle sue ridicole profezie, dicendo che la Bastiglia sarà presa dal popolo insorto e molto presto. Anche se il conte è stato assolto da tutte le accuse di truffa riguardo il furto della mia collana, dopo il nostro decreto di espulsione non potrà più tornare in terra di Francia. Ma anche a Londra non avrà vita facile, perché Morande pubblicherà alcune notizie sul suo giornale che gli metteranno contro l'opinione pubblica inglese. Il che significa che sarà costretto a venire a Roma. E a Roma noi lo stiamo aspettando con estrema impazienza. Ma perché vuoi fermarti in questo paese? Roma non è lontana. Lo so, ma arriveremo troppo tardi. Siamo nel Lazio e con i ladroni che ci sono in giro è consigliabile viaggiare sempre di giorno. Ladroni? Ma dico, tu sei il conte di Cagliostro o no? Certo, ma non mi va di essere derubato, va bene. Signore! Cosa c'è? Guardate voi stesso. Ehi, tu. Sei vivo o sei morto? Rispondi. Non lo so. Aspetto la morte. E forse non la vedrò nemmeno. Hai sentito? Andiamo via. Non voglio restare qui. Portami via. Ho paura. Sì, andate via, stranieri. Andate via. Ma perché tutti quei morti nudi sulla strada? Perché? Perché la gente moriva, ma gli animali no. Allora pensammo che il male senza nome che ci ha colpito, fosse nei vestiti e contagiasse il corpo. Abbiamo bruciato i vestiti, le stoffe, le coperte, ma forse il male non è lì. Vediamola! No! Il male non è nei vestiti e voi dovete rispettare il mio abito. Il male è dentro di voi. Fermi! Fermi! Cosa volete fare? Siete impazziti? Io sono Alessandro Conte di Cagliostro. E quando la mia mano ti avrà toccata... No! Non la toccare, sei pazzo! Vuoi contagiarti anche tu? Soltanto l'abito che indossavo poteva salvarmi. Non restate qui. Io pregherò per voi. Andate. Vieni via. Andiamo via. Tu sei Balsamo, non sei Cagliostro. Dammi retta, andiamo via. Eh? Vieni via. Vieni via.
Che il Signore vi accompagni. Cagliostro finalmente a Roma, santità. E questa volta non potrà sfuggirci. I tempi sono ormai più che maturi per la sua fine. L'altra sera a Villa Malta, alla presenza di aristocratici e di esponenti del clero, il conte Cagliostro ha dato una dimostrazione del suo rito di massoneria egiziana. Sì, abbandonandosi del resto come al solito ai suoi consueti prodigi e assurde profezie. La più assurda delle quali è che il re di Francia molto presto verrà imprigionato dal suo popolo e che la sua testa verrà tagliata in Piazza della Concordia. Questo documento è un rapporto del cardinale di Rohan, nel quale si chiede che la Santa Sede riconosca il rituale della massoneria egiziana e che lo istituisca quale ordine laico cristiano. È un'eresia! È la follia dei templari che torna alla carica! I cavalieri del Tempio che vogliono la loro riabilitazione, la loro rivincita, e questo Cagliostro è il loro portavoce. Bisogna eliminare Cagliostro, non possiamo più aspettare. Le sue idee non si devono diffondere, sono troppo pericolose, come le sue parole. Non dimentichiamo che è suo il motto liberté, égalité, fraternité. E queste parole stanno facendo strada. Il Cagliostro che consegneremo alla Santa Inquisizione sarà molto facile da abbattere. Non verrà processato l'autentico Cagliostro, ma l'immagine che abbiamo costruito di lui. Oh, santità! Niente, niente, lasciatemi solo, andate. Signore, vuoi darmela tu? Io non ce la faccio. Da quanto tempo sei in questo stato? Da tutta la vita, signore. Non ho mai camminato. Di dove sei? Di Roma, signore. Non mi sono mai mosso da Roma. Sono sempre rimasto in questa maledetta città. Coraggio! Vieni qui. Vieni a prendere le stampelle. Se vuoi avere la moneta d'oro, potrebbe farti molto comodo. Se la vuoi, vieni a prendere le stampelle. Altrimenti come fai a camminare? Vieni. Forza. Vieni. Dai, prendila. Dai che ci sei. Forza. Dai che ce l'hai fatta. Sei un maledetto bastardo! Vieni a prendere le stampelle. Non è poi così difficile, sì? Avanti. Sei un maledetto porco, fottuto! Che cosa stai aspettando? Non vuoi prendere quella moneta? Vieni qui. Maledetto. Vieni. 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 Così.
Io non mi muovo. Sei tu che devi venire da me. Dai, dai, alzati! Allora? Cosa fai? Non vieni? Su. Bravo. Cammina. Bravo. Vieni. Più bisogno delle stampelle. Ora puoi camminare da tutti gli altri, senza più bisogno d'aiuto. Grazie, signore, che ti sia benedetto. Non lo fare mai più. Io ti ho concesso di camminare non perché tu sia costretto a strisciare di nuovo. Non dovrai inginocchiarti davanti a nessuno. E meno che mai davanti a me. Hai dimenticato questo? Finalmente vi fate vivi. Avete fatto un bello scherzo. Io ho sempre fatto come mi avete detto voi. Sono sempre stato il conte di Cagliostro. Però sono ancora qui in galera. Perché? E poi che è successo a Lorenzo? Dov'è? Sta bene. È al sicuro in una cella qui vicino. Non avere paura, voi siete nostri amici. Ma dovrete restare il conte di Cagliostro e la contessa Serafina fino in fondo per il tribunale della Santa Inquisizione. Abbi fede. È finito tutto, voi potrete essere rimessi in libertà e saremo noi a pensare al vostro futuro, puoi esserne certo. Allora, qual è il tuo nome? Il mio nome? Il mio nome è Alessandro Conte di Cagliostro. Questi fratelli sono qui per aiutarti a salvare la tua anima. Dov'è il conte di Cagliostro? Devi firmare quella denuncia contro di lui, che è stato l'artefice della tua perdizione. Dov'è il conte di Cagliostro? In questo posto dovrai imparare a non fare domande e dovrai imparare le regole dell'umiltà. Ma prima di raggiungere le supreme gioie dell'umiltà, dovrai piegarti alle sofferenze e alle mortificazioni. Adesso devi firmare questo documento. Mai.
Ti aspettavo, Pio VI. Ero sicuro che noi ci saremmo rivisti. Perché l'ho voluto io. Tu verrai giudicato, Conte di Cagliostro. Io ho provato a capirti. Ho provato anche a comprendere il rituale della tua massoneria egiziana. No, no. Queste cose potevo discuterle con Clemente, non con te. Tu vieni a portarmi la morte. Però non vuoi assumerne la responsabilità. Troppo comodo. Tu vuoi che io uccida me stesso? Faresti un grosso errore. Hai ancora bisogno di me. Lo ricordi il nostro incontro? Sì, lo ricordi e come. Io sono malato e tu devi curarmi. E allora dimmi cosa devo fare. Tieni, prendi. E ascolta quello che ti dico. Verrà un mio discepolo dalla Francia, verrà a fare giustizia, egli ti strapperà da Roma. E tu morirai in esilio, assistendo al crollo di ciò che avevi già distrutto dentro di te. Sì, è vero, ho visto sorgere le piramidi. Ed ero con nostro Signore alle nozze di Cana quando tramutò in vino l'acqua. Anche quella era alchimia. La stessa alchimia che io pratico oggi, signori. Io, il grande, il potente Conte di Cagliostro. Sì, riconosco quell'uomo. È Giuseppe Balsamo. Sì, signore. È lui. Sì, lo riconosco. È Giuseppe Balsamo. Quell'uomo è Giuseppe Balsamo. Oi, ma che dicono sti scimoniti? Chi sei?
Io sono un uomo libero di nessuna epoca e di nessun luogo. Io sono al di fuori del tempo e dello spazio. Io sono colui che è. E non ho che un unico grande padre. Diverse circostanze della mia vita mi hanno fatto giungere a questa grande e commovente verità. Le vostre anime attente ne riconosceranno le antiche parole, ma i misteri della mia origine sono, dovranno essere i miei segreti. Io agisco e la pace torna nei vostri cuori, la salute nei vostri corpi, la speranza e il coraggio nelle vostre anime. Tutti gli uomini sono miei fratelli. Tutti i paesi mi sono cari. E io li percorro ovunque, perché lo spirito possa discendere e venire verso di noi. Io sono Cagliostro. Se qualcuno di voi capitasse un giorno in quella terra d'Oriente che mi ha visto nascere, pronunci il mio nome. E allora vedrà che i servitori di mio padre gli apriranno la porta della città santa. E quando poi sarà di ritorno, potrà dire ai suoi fratelli se io ho abusato fra di voi di un falso prestigio, se ho preso nelle vostre dimore un posto che non mi spettava. Tu conosci le accuse. Sei un eretico, un negatore della Santissima Trinità. E soprattutto sei accusato di essere il capo della massoneria egiziana. Il popolo dice che hai fatto cose meravigliose. Hai guarito malati incurabili. Hai scoperto la pietra filosofale. Dice anche che tu sei immortale e che i tuoi nemici muoiono di morte violenta. Ma ora sei qui, dinanzi al tribunale della Santa Inquisizione. Se davvero sei ciò che dicono, perché non ci disperdi? Perché non riacquisti la tua libertà, grazie alla tua magia? Dovrebbe essere facile per il conte di Cagliostro. La stessa domanda fu posta a Cristo sulla croce. Se tu sei il figlio di Dio, gli chiesero, perché non scendi di là? Perché non chiedi a tuo padre di inviare sulla terra una legione di angeli a farti liberare? Io sono Cagliostro e sono qui dinanzi a voi, nelle vostre mani. Sono qui di fronte a questo tribunale per dire, condannatemi se volete, ma io sarò l'ultima vittima della Santa Inquisizione. E voi non riuscirete ad uccidermi. No, non mi toccate! Non mi toccate! Ho fatto quello che volevate. Ma adesso ho capito. Ora lo so. Mi ucciderete come ucciderete la mia Lorenza. I nostri corpi sfigurati saranno buttati nel Tevere e così non saremo mai esistiti. E il conte di Cagliostro diventerà Giuseppe Balsamo per tutti. Non può essere. Non può essere. Lo riconosco, è vero. È infame che io abbia cercato di farmi passare per il conte di Cagliostro. Ma è addirittura mostruoso che adesso lui diventi me. Io l'ho fatto per fame. L'ho fatto per sete, ma voi perché lo fate? Di che cosa avete fame voi? Di che cosa avete sete voi? Dio vi maledica! Dio vi maledica! Voi! Non riuscirete mai a uccidere il conte di Cagliostro. Nessuno ci riuscirà. Mm.
Non riesco a capire. C'è qualche cosa di terribile nei rituali della massoneria egiziana che abbiamo strappato al conte di Cagliostro al momento del suo arresto. Ma non so cosa sia di preciso. C'è qualcosa che vive, però non riesco a vederla. Se qualcosa vive, è bene che muoia. Dobbiamo assolutamente stroncare questo credo massonico. Questa è la condanna a morte del conte di Cagliostro, promulgata dal Tribunale della Santa Inquisizione. Non devono esistere più dubbi. Manca soltanto la firma di Sua Santità, perché il colpevole venga affidato al braccio secolare. No. Il braccio secolare no. La morte no. Commuterò la pena nel carcere a vita, da scontare nella fortezza di San Leo di Montefeltro. No, Santità, no. Sarebbe come riconoscere la sua forza. E il suo potere. Tenga presente ciò che ci ha detto il condannato nel nostro ultimo colloquio. Che nessuno, e tantomeno la Chiesa, riuscirà ad ucciderlo. È vero. Io non ci riesco. Abbiamo strappato la sua anima al demonio. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Thank you.
Serafina, amore mio. Qualcosa è morto dentro di me. Consegnare al generale Bonaparte le chiavi della fortezza di San Leo.